narcisista e come provi il narcisista a manipolarti anche in modo sottile. Salutiamo Roxy Rosa, salutiamo Frog, salutiamo Pippoli. Ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica del mio video. Salutiamo anche Tiziana. Ricordo che se volete potete fare delle donazioni al canale dando un piccolo sostegno al canale, anche solo un caffè è ben accetto, basta che cliccate sul tastino col dollarino e fate una donazione. Oppure chi vuole abbonarsi può andare nella home page, tastino abbonati e si abbona. Però fate una donazione al canale e diciamo è un modo per dare un contributo al canale stesso e a quello che avete imparato. Allora, salutiamo anche Giuseppina e vediamo. Allora, quando il narcisista sente di non poter più manipolare, può reagire in modi diversi. Alcune delle reazioni, diciamo, più comuni includono la rabbia. Il narcisista può provare rabbia, frustrazione nel riuscire, nel non riuscire a ottenere ciò che vuole da te. Questa rabbia la manifesterà, diciamo, talvolta anche attraverso insulti, oppure cercherà di punirti, salutiamo anche Daniela, cercherà di punirti attraverso il silenzio. Il silenzio è punitivo, appunto. Oppure la vittimizzazione, diciamo che questa è un'altra strategia, no? Dei narcisisti, cercherà di trasformarsi in vittima facendoti sentire in colpa poi di che cosa lo sa soltanto lui, ma cercherà di farti sentire in colpa, di farti sentire come una persona cattiva, no? Responsabile della situazione, può anche cercare di farti passare per la persona sbagliata, sostenendo di essere stato lui ad essere manipolato da te, perché i narcisisti sono bravissimi nell'invertire la frittata e questa è una caratteristica del narcisista. Può anche, diciamo, punirti con il disinteresse, no? Lo farà transitoriamente, però potrebbe decidere di disinteressarsi completamente di te, come se tu non esistessi più. Questo è un modo per farti capire che non sei più importante per lui e che non vale la pena sprecare energia con te, ma tanto questo lo farà semplicemente per ottenere, diciamo, le tue attenzioni. Sicuramente si cercherà un nuovo bersaglio, ma tanto non ti preoccupare che il narcisista ti cornifica comunque, non è che non ti cornifica se tu accetti le sue condizioni. Allora non ti cornifica. No, il narcisista ti cornifica sempre e comunque. È ovvio che nel momento in cui tu gli farai capire che non vuoi più farti manipolare in qualche modo, allora il narcisista, deciderà di trovare palesemente un nuovo bersaglio, una persona che possa, diciamo, manipolare e che possa sostituirti fondamentalmente. È ovvio che tu, di fronte a questa tipologia, diciamo, di azioni da parte del narcisista, devi imparare a mantenere la calma. È importante, molto importante, non farsi prendere da rabbia e frustrazione, perché questo potrebbe far godere il narcisista. Non devi prendere le sue parole sul serio, il narcisista potrebbe dire o fare delle cose per farti sentire in colpa. È importante ricordare che quello che ti dice non è vero e non deve avere nessun affetto, nessun effetto, nessuna situazione su di te. Questo è un altro punto importante. E poi, ovviamente, devi naturalmente limitare il contatto. Questo ti servirà a proteggerti fondamentalmente. È ovvio che dobbiamo individuare il fatto che il narcisista ci sta manipolando, individuare il fatto che come reagisce, no? Perché se tu vuoi difenderti dalla manipolazione devi capire quando il narcisista ti sta manipolando. Ora, il narcisista ti sta manipolando quando ti fa sentire in colpa o responsabile. Cioè il narcisista può cercare di farti sentire in colpa, responsabile per le sue azioni o per le sue emozioni. Questo è un modo per farti fare ciò che vuole senza che tu te ne accorga e senza che tu ti opponga fondamentalmente. Nel frattempo metti un like, iscriviti al canale
fai donazioni al canale se vuoi dare un sostegno al canale. Salutiamo anche Pippoli, anche un caffè, un qualcosa, è ben accetto, diciamo, una piccola donazione messa assieme da un vantaggio. Allora, poi abbiamo il narcisista, ti fa sentire inadeguata o inadeguato o inferiore, no? Può svalutare le tue opinioni, i tuoi sentimenti, svaluterà i tuoi successi. Questo è un altro modo per farti sentire, come possiamo dire, insicuro e dipendente da lui. Ti promette delle cose che non può mantenere. Questa è un'altra cosa interessante, no? Tu come una boccalona a bocchi, o un boccalone a bocchi, perché il narcisista tanto ti prometterà delle cose che non ha minimamente intenzione di mantenere. Questo è un modo per farti sentire obbligato o obbligata nei suoi confronti. Il narcisista cerca di isolarti dagli altri, da amici, familiari. Questo lo farà per farti dipendere solo da lui. Ti fa sentire nella fase iniziale soprattutto come se fossi una persona speciale, unica. Questo è un modo per farti love bombing, coinvolgerti e tieni presente che se noti questi segnali devi fare attenzione, perché è probabile che hai a che fare con un narcisista. Devi fidarti del tuo istinto. Se qualcosa non ti sembra giusto in quella persona, probabilmente non lo è. Non devi lasciare che ti faccia sentire in colpa o che ti faccia sentire responsabile di cose per le quali tu non sei responsabile. È importante ricordare che non sei responsabile per le azioni o per le emozioni del narcisista. Se lui ti mantiene qualcosa che poi ti promette qualcosa che non può mantenere, beh, tu scriviti tutto, prendi nota di tutto, giorno, data, luogo in cui hai detto quella cosa e poi rinfacciagliela in tutti i modi. Evita non lasciare che ti isoli dagli altri. Questa è un'altra cosa molto importante, perché se lasci che ti isoli dagli altri, sei fottuta. Devi imparare a mantenere i contatti con gli amici, con la famiglia, perché questi contatti possono fornirti un supporto, ma poi possono aiutarti a vedere la faccenda, diciamo, in modo più obiettivo. Altra cosa molto importante, non innamorarti del narcisista. Salutiamo Rosy. Se ti innamori del narcisista, sei una cogliona o sei un coglione. Questo devi tenerlo presente. Cioè, chi si innamora di un narcisista, di fatto, è un mentecatto, è un poveraccio, è un disgraziato, una poveraccia, una disgraziata. I narcisisti saranno sì bravi a manipolare le emozioni delle persone, però è importante ricordare che tanto non ti ameranno mai, no? Perché devi innamorarti di uno che non ti ama? È praticamente una situazione di totale deficienza, no? Cioè, io credo che sia una delle cose più stupide che una persona può fare. Cioè, innamorarsi di uno che non ti ama, di uno che non ha empatia nei tuoi confronti, e tu ti vai a innamorare. Quindi, a me spiace dirlo, no? Ma chi si innamora di un narcisista poi non si deve lamentare. È come quello che va a comprare delle acciughe in salmoia e poi si lamenta, diciamo, che le acciughe in salmoia sono salate. Cioè, ma sono salate, si chiamano acciughe in salmoia. E come puoi pensare che non siano salate, no? Se pensi che le acciughe in salmoia non siano salate, sei un cretino o sei una cretina. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Le persone che mi dicono, ma io lo amo, io lo amo, ma io lo amo, io lo amo, no, io lo amo, io lo amo, io lo amo, io lo amo. Se tu lo ami, come dire, sono fatti tuoi, non ti devi lamentare poi, no? Puoi amare anche un serial killer, no? Ci sono quelli che si innamorano anche di serial killer, ma poi se ti innamori di un serial killer, non ti devi lamentare se quello ti taglierà la gola o ti, come dire, scioglierà nell'acido. Perché sei tu che ti sei innamorata di un serial killer. Ci sono quelli che scrivevano le lettere d'amore in carcere, come si chiama,
quello lì che diciamo aveva sgozzato, come si chiamava, il mostro del Circeo lì, quello che aveva, non so, ammazzato non so quante donne, e quello riceveva lettere d'amore in carcere di donne che volevano sposarlo, no? Cioè, tu, ma quelle lì, cioè, ma che testa possono avere? Se uno ha la testa così, problemi suoi. Diciamo, per identificare la manipolazione narcisistica ci sono tre punti che devi prestare attenzione, molto importanti, che sono: fai attenzione al linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo può rivelare molto sulle intenzioni di una persona. Se noti che è narcisista, e adesso poi andremo a vedere, o che la persona con la quale interagisci usa un linguaggio del corpo in modo inappropriato o manipolatorio, è importante essere cauti. Devi anche prestare attenzione al tono di voce. Il tono di voce può anche essere un indicatore delle intenzioni di una persona, no? Se la persona con la quale interagisci usa un tono di voce che ti fa sentire a disagio, insicuro, è importante prestare attenzione. Ascolta bene le parole e le frasi che dice. Le parole e le frasi di un narcisista possono anche essere segno della manipolazione. Se il narcisista, ad esempio, usa complimenti esagerati, promesse che non ha intenzione di mantenere, critiche indirette, è importante essere cauti, è importante prestare attenzione fondamentalmente. Questo credo che sia un punto molto importante che tu devi prendere in considerazione. Vediamo un attimino di capire qualcosa di più. Ah sì, anche Valanzasca addirittura si è sposato, credo, Roxy. Credo che Valanzasca addirittura si sia sposato. Ma è come dire, ci sono persone che comunque Valanzasca non è il mostro del Circeo, è il mostro del Circeo un altro, è Angelo Izzo. Comunque, dovete tenere presente questo, che se voi vi innamorate, diciamo, ma Valanzasca non è il mostro del Circeo, comunque anche Valanzasca c'è un bel po' di omicidi sul gobbone, ma perlomeno non era un serial killer, mentre quello lì del Circeo era proprio un serial killer. Adesso credo che sia morto, non so se è morto o meno, ma comunque riceveva lettere d'amore fondamentalmente. Ma sì, ma ecco, il fatto che questi siano mostri noti, persone così, il fatto che ci siano dei deficienti, in questo caso delle deficienti, che si innamorano di questi, e beh, è un problema loro fondamentalmente. Come è un problema vostro se vi innamorate di un narcisista e state col narcisista, no? E poi vi lamentate che il narcisista vi tartassa, vi abusa, ve ne fa di cotte di crude, ma quello è il suo istinto, no? È come se vi metteste, andaste a dormire in un letto pieno di scorpioni e poi al mattino vi lamentate che gli scorpioni vi hanno morsicato, vi hanno punto. Ma lo scorpione che cosa pensate che faccia, diciamo, il massaggio ayurvedico se vi mettete lo scorpione nel letto? Voi vi mettete gli scorpioni nel letto, poi vi lamentate, ma mi appunto! Mi appunto, ma mi appunto lo scorpione, mi appunto. Cosa pensavi ti facesse? Il massaggio ayurvedico? Cosa pensavi che ti facesse lo scorpione? Lo stesso discorso è con il narcisista, no? Se tu hai a che fare con un narcisista, ti manipolerà, ti tartasserà, ti rovinerà la vita. Cioè, quello è la caratteristica del narcisista. Come lo scorpione ha la caratteristica di pungere, il narcisista ha la caratteristica di manipolare. Se poi tu te ne accorgi e te lo tieni, cazzi tuoi. È come dire, se uno è cretino, no? Chi nasce cretino è difficile che muoia furbo. Allora, quindi vediamo il linguaggio del corpo, no? È un potente strumento di comunicazione che può rivelare molto sulle intenzioni di una persona. I narcisisti in particolare sono maestri nell'utilizzo del linguaggio del corpo per manipolare gli altri. Ci sono alcuni segnali che possono indicare del corpo che un narcisista ti sta manipolando, ad esempio un contatto visivo eccessivo o inappropriato. Cioè il narcisista può mantenere un contatto visivo costante, cioè quindi ti guarda fisso,
Questo per cercare di intimidirti, per cercare di farti sentire a disagio. È un segnale questo del linguaggio del corpo con il narcisista, è un segnale importante perché ti fa capire che ti sta manipolando. Oppure un sorriso eccessivo, un sorriso innaturale, no? Il narcisista può sorridere, avete presente, no? Il sorriso di Berlusconi, buonanima, che sorrideva sempre in modo eccessivo, innaturale. Per cercare di sembrare amichevole, per cercare di sembrare simpatico, no? Quello, il sorriso alla Berlusconi, diciamo, è il tipico sorriso del narcisista, fondamentalmente, no? Che utilizza un sorriso anche quando non è il caso, diciamo, è un sorriso innaturale, eccessivo. Per cercare di sembrare amichevole, per cercare di sembrare simpatico, ma in realtà non lo è. Poi, cioè in realtà te lo vuol buttare. Poi la posizione del corpo dominante. Un narcisista può assumere una posizione del corpo dominante. Un narcisista può assumere, diciamo, una posizione del corpo dominante e questo, ad esempio, stare esattamente con le gambe larghe, le braccia sempre incrociate, il dito puntato per cercarti di intimidirti o farti sentire inferiore, perché giustamente il narcisista cerca di farti sentire inferiore. Poi anche i gesti esagerati, no? Un narcisista può usare gesti esagerati, anche gesticolare in modo eccessivo per, diciamo, far sembrare le sue affermazioni più importanti. O ad esempio il contatto fisico, il narcisista può toccare in modo inappropriato eccessivamente per generarti delle microtensioni. Queste tra l'altro sono strategie, no? Ma per farti sentire a disagio. Ovviamente bisogna dire che non è che questi segnali sono sempre indicativi di una manipolazione narcisistica. Tuttavia, se trovi, come dire, una persona che usa questo linguaggio del corpo, come ho spiegato adesso, presta attenzione perché potrebbe essere, devi solo prestare attenzione, insomma, fare un po' più attenzione se ci sono altri segnali. Ma comunque fai anche attenzione al contesto, no? Il linguaggio del corpo può essere interpretato in modi diversi a seconda del contesto. Ad esempio, un sorriso può essere segno di felicità o di nervosismo. Quindi è importante prestare attenzione al contesto in cui viene usato il linguaggio del corpo. E poi fidati un po' del tuo istinto. Se qualcosa non ti sembra giusta, probabilmente non lo è. Se hai l'impressione che quella persona stia usando un linguaggio del corpo per manipolarti, è probabile che lo stia facendo. Quindi questo è un punto importante. Poi un altro strumento, diciamo, che può essere utilizzato non verbale, che può essere utilizzato nella manipolazione, è il tono di voce. Ci sono alcune tipologie di toni di voce che possono indicare che un narcisista o una persona sta cercando di manipolarti. Il tono di voce aggressivo! Il tono di voce aggressivo, un tono di voce alto, no? Le persone che urlano, che come diceva Roxy Rosa prima, ad esempio, i politici urlano, fanno, ma gran parte dei politici è narcisista sicuramente, quindi questo non rispettano. E quindi il tono di voce alto aggressivo è sempre per cercare di intimidirti. Per cercare di farti sentire inferiore, oppure un tono di voce freddo e distaccato, no? Per punirti, per farti sentire inadeguata o inadeguato. Ma talvolta anche un tono di voce manipolatorio, no? Un tono di voce particolarmente suadente, che cerca di adattarsi alle tue caratteristiche. Insomma, per cercare di farti fare qualcosa che tutto sommato tu non vuoi fare. Anche in questo caso fai attenzione al contesto, perché il tono di voce può essere interpretato in modi diversi a seconda del contesto e fidati del tuo istinto. Un narcisista può usare un tono di voce aggressivo per intimidirti,
può usare un tono di voce freddo e distaccato per sminuirti, può usare un tono di voce manipolatorio suadente per farti fare qualcosa che tu non vorresti fare. Poi ci sono anche le parole che dice, le frasi che dice. Ad esempio, frasi manipolative sono i complimenti esagerati. Cioè, il narcisista può usare complimenti esagerati per la captatio benevolenze, no? Per farti love bombing. Tieni presente che quando i complimenti sono esagerati, hai sempre Rocco dietro pronto a infilartelo, fondamentalmente. E Rocco te lo infilerà al brucio, te lo infilerà senza neanche la vasellina, di colpo, e tu dici, ma non me ne sono accorta, ma io lo amo, io lo amo, io lo amo, io lo amo, io lo amo. E allora se amavi uno scorpione, ti mettevi uno scorpione nel letto, così ti pungeva e ti distruggeva, non lo so, intanto mettete un like, non fate i soliti barboni, fate donazioni al canale, non fate i barboni, non fate le barbone, perché se acquisite qualcosa, acquisite delle informazioni, è giusto che facciate delle donazioni e che non facciate i soliti barboni, i soliti morti di fame, i soliti poveracci che non fanno donazioni. Quindi cercate di non essere barboni più di tanto, un po' barboni sì, ma siccome seguite, diciamo, imparate delle cose, ricevete la buona novella, cercate di fare donazioni, anche piccole donazioni, ma giusto per dare un, come dire, un segnale che volete perlomeno dare un sostegno al canale, anche piccolo, ma è semplicemente il principio, no? È semplicemente il principio, e quindi questo è fondamentale, no? Quindi fate delle donazioni se volete, poi se non volete farlo, rimanete barboni, vergognatevi e rimanete barboni, anzi magari non vi vergognate neanche, ad esempio i narcisisti non si vergognano neanche. Poi comunque un'altra cosa sono le promesse che non ha intenzione di mantenere, no? Quindi se questo continua a prometterti delle cose che tanto poi non farà mai, che non ha intenzione di mantenere, quindi fai attenzione, perché questo è un altro punto fondamentale che devi prendere in considerazione. O le critiche indirette, no? Il narcisista può fare critiche indirette anche qua per farti sentire inadeguato, farti sentire inferiore, quindi anche qua ovviamente tieni presente che il narcisista può fare dei complimenti esagerati per ottenere una captatio benevolenze, fa promesse che non manterrà mai per ottenere qualcosa in anticipo, ti farà critiche per farti sentire inferiore, quindi sono tutte cose che i narcisisti mettono costantemente in atto, non è che non mettono in atto. Il narcisista ad esempio ti fa sentire in colpa, responsabile, no? Può fare dei commenti del tipo: se tu mi amassi non sarei così triste. Quindi, questa è una bella frase, no? Se tu mi amassi non sarei così triste. Oppure, se tu fossi stato più comprensivo non sarei così arrabbiato. Questa è un'altra frase interessante. Il narcisista può usare il vittimismo, no? Per farti sentire sempre in colpa. Oppure, tu mi tratti male, o tutti mi trattano male, oppure tu non mi ami, nessuno mi ama, nessuno mi ama e tu sei come tutti gli altri, tu sei come tutti gli altri. Quindi utilizza questa tipologia di frasi per farti sentire in colpa, per farti sentire, diciamo, bistrattato, per farti sentire un poveraccio, per farti sentire una, diciamo, mentecatta. Ma di fatto siete mentecatti se vi fate abbindolare dal narcisista. Siete mentecatti, non c'è niente da fare. Salutiamo anche Pink. E ovviamente vedo che non fate neanche donazioni. Quindi oltre che essere mentecatti siete anche barboni.
Però io vi do lo stesso la buona novella, anche se siete barboni, mentecatti, poveracci, vi do la buona novella lo stesso. E poi ci sono, diciamo, altre cose che il narcisista fa. Ad esempio, il narcisista può fare commenti che implicano che la persona è responsabile dei suoi problemi, fondamentalmente, no? Fai attenzione, il narcisista poi ti farà sentire inadeguata, giustamente, inadeguato, inferiore, ti fa sentire inadeguata o inferiore, ti fa sentire una poveraccia, cosa che probabilmente siete, ma svalutando le tue opinioni, i tuoi sentimenti oppure i tuoi successi, no? Potrà dirti frasi del tipo: guarda, che la tua opinione non conta. Oppure i tuoi sentimenti non sono validi. Oppure sì, hai avuto successo, ma il successo non è merito tuo. Quindi cercherà di svalutarti. Potrà paragonarti in modo fallimentare rispetto ad altre persone. Ad esempio, potrà dire: beh, la mia ex era molto più bella di te. Oppure: ma no, il mio collega è molto più intelligente di te. Quindi ti compara in modo fallimentare, ad altre persone. Quindi questo è un punto molto importante, no? Dovete tenere presente che questo è un punto fondamentale, un punto importante. Chi volesse fare donazioni è molto semplice. Basta andare sul tastino col dollarino, sotto la chat c'è un tastino col dollarino, anche un disabile mentale, diciamo, può vedere il tastino col dollarino, cliccare lì sopra e fare una donazione. Non è che ci vuole uno scienziato, basta cliccare dove c'è la chat, sotto la chat c'è un tastino col dollarino e cliccare lì e anche un cretino riesce a farlo. Il narcisista, ad esempio, può fare commenti che cercano di farti sentire inadeguata, farti sentire inferiore. Ad esempio, può dire: beh, non sei abbastanza brava, non sei abbastanza bravo, oppure non sei abbastanza bello, non sei abbastanza bella, non sei abbastanza intelligente. Tutte queste cose servono sempre per farti sentire inadeguata, per farti sentire inferiore, per farti sentire più debole. E poi, come dicevamo, la specialità del narcisista è fare promesse vane, cioè il narcisista è abile nel fare promesse vane, non è che ci vuole molto a fare promesse vane. Le promesse vane, il narcisista le fa e le fa anche frequentemente, quindi tenete presente anche questo, che il narcisista fa spesso promesse vane, ti promette cose che neanche può mantenere. Ma poi anche qua le donne si fanno infinocchiare, cioè le donne spesso si fanno infinocchiare come delle allocche, no? Si fanno infinocchiare come delle allocche, per dire, un narcisista e tu sei cogliona che ci credi, che ti promette, delle cose che non può mantenere. Magari è un catramista come te. Siete due, tu, lui è un catramista, tu sei una sciampista, quindi siete due spiantati fondamentalmente. Però lui ti dice: no, ma io ti voglio sposare. No, no, io ti voglio sposare, non ti preoccupare che ti voglio sposare. E ti porta, diciamo, però voglio una casa splendida per noi, no? Ti porta a vedere delle residenze, magari, che ne so, da milioni di euro. Questo non c'ha neanche i soldi per comprarsi, non c'ha neanche i soldi per comprarsi, che ne so, una capanna, e ti fa vedere, no? Ti porta, no? Va dalle agenzie immobiliari, fa vedere, va a cercare le case più belle, no? Milioni di euro, te le fa vedere, tu come una diciamo allocca, no? Come una allocca, salutiamo anche Giada, come una allocca,
come una locca fondamentalmente, crede a queste cose e dice: vuol comprarmi la casa, vuol comprarmi una bella casa. Pensa che siamo andati a vedere una casa da 7 milioni di euro, 10 milioni di euro, mi ha portato a vedere una villa a Monte Carlo, pensa, siamo andati a vedere una villa a Monte Carlo da 32 milioni di euro. E questo non c'ha neanche 32 euro, non è che non c'ha 32 milioni di euro, non c'ha neanche 3.000 euro per dire, no? È proprio uno spiantegato, morto di fame. Messo in croce, salutiamo la nostra Betty Cottage. Betty, perché, come dire, questo ti racconterà delle cose, ma il problema non è che quello ti fa vedere la residenza a Monte Carlo da 32 milioni di euro. Il problema è che sei tu che sei una locca che ci credi, no? E questo è il tuo bisogno, e sei una poveraccia, e quindi da poveraccia credi a tutto, no? Quindi ti farà delle promesse che non potrà mai mantenere, perché quello, come dire, non avrà mai, no, queste cose qua. Oppure ti prometterà, no, delle cose: ah, io farò questo, farò quello per te, non ti preoccupare. Ma guarda, io non vedo l'ora di sposarti, non vedo l'ora di, diciamo, di avere dei figli con te, ma i figli non li vorrà avere neanche, cioè, da te poi che sei una sciampista. Ma figurati se questo il narcisista potrebbe voler dei figli da te se tu fossi, che ne so, se tu fossi, possiamo dire, se tu fossi una, come possiamo dire, una ricca ereditiera, allora il narcisista ti sposerebbe. Ma visto che sei una sciampista, una mentecatta, una poveraccia, oh, ringraziamo Roxy, Roxy Rosa, grazie Roxy. Visto che sei una mentecatta, una poveraccia, una disgraziata, figurati se questo fa qualcosa per, diciamo, figurati se questo fa qualcosa per, come possiamo dire, ti sposa. No, il narcisista non è che si sposa per un motivo che non sia altro che, come possiamo dire, una motivazione legata a un interesse personale. Quindi il narcisista ti sposerà di sicuro se tu, ecco, il fatto che tu, ecco, questo è interessante, no? Il fatto che il narcisista non ti sposi è semplicemente, significa che tu sei una poveraccia. Che tu sei una poveraccia, perché se tu fossi una ricca ereditiera, stai sicuro che il narcisista ti sposerebbe. Anche, non soltanto se tu fossi una ricca ereditiera, giovane e bella, ma anche se fossi una ricca ereditiera vecchia e brutta. Anzi, per il narcisista, se tu fossi una vecchia ereditiera, brutta e vecchia, più vecchia sei, meglio è. Questo è la cosa interessante, no? Si ribalta la situazione, no? Si ribalta la situazione. Per il narcisista, più vecchio, più devi essere ricca, perché se sei povera, che tu sia bella, che tu sia brutta, che tu sia mezzo e mezzo, se sei povera, il narcisista di te non ne vuole sapere. Il narcisista di te non ne vuole assolutamente sapere. Quindi, se sei povera, gliene frega niente di te. Se invece sei ricca, allora più vecchia sei, meglio è, perché il narcisista ti sposa, no? Quindi questo è il problema, no? Quindi il fatto che il narcisista non ti voglia sposare non è che certifica del fatto che non ti ama abbastanza, perché tanto non ti amerebbe comunque. Certifica solo il fatto che tu sei una poveraccia, sei una mentecatta che quindi non ha interesse a sposarti fondamentalmente. Quindi poi il narcisista utilizza spesso il bastone e la carota, no? Tipo potrebbe dirti: ah, ti prometto che cambierò, ti prometto che cambierò, non ti farò più del male, non ti farò più soffrire. Il narcisista utilizza diciamo, questo tipo di frasi. Ti aiuterò in questo, ti aiuterò in quello, tutte promesse da marinaio, no? Come si dice? Il narcisista fa promesse da marinaio. Ti prometto che ti sposerò, farò di te la donna più felice del mondo. Questo è interessante, questa frase è interessante, no? Perché
Ti prometto che ti sposerò, farò di te la donna più felice. Questa mi piace, questa frase. Questa è una bella frase, è una bella frase, è una bella frase che si può utilizzare, ma questa frase mi piace. Ti prometto che ti sposerò, farò di te la donna più felice del mondo. Ogni tanto mi vengono delle frasi che, insomma, sono carine. Questa è carina, no? Ti prometto che ti sposerò, farò di te. Ah, magari te lo dice guardandoti negli occhi, no? Ti prometto che ti sposerò, farò di te la donna più felice del mondo. Adesso andiamo un attimino al parcheggio del cimitero, che devo svuotarmi i testicoli. Questo non te lo dice, no? Però nella sua testa lui ti dice: ti prometto che ti sposerò, farò di te la donna più felice del mondo. Nella sua testa pensa: andiamo al parcheggio del cimitero che devo svuotarmi i testicoli, le palline da tennis e poi darti un calcio in culo e levarti dai coglioni. Questo è, diciamo, questa è la frase, no? Ti prometto che ti sposerò e farò di te la donna più felice del mondo. Per intanto andiamo al parcheggio del cimitero, mi svuoto le palline da tennis. E poi, arrivederci e grazie, come dire, ti prometto amore eterno, altrimenti me ne andrò all'inferno. Sì, ti giuro amore, esatto, brava Roxy, la nostra lì, come si chiama quella lì, ti giuro amore, amore eterno, e se non sarà amore me ne andrò all'inferno. Prometti, io prometto e poi mantengo, io prometto e se prometto a te ci tengo, io prometto e poi mantengo. E se non mantengo me ne andrò all'inferno, qualcosa del genere. Prometti, io prometto e se prometto poi mantengo. Tu prometti e se prometti poi mantieni questa cosa qua. E questo è un qualcosa fondamentale. Ti sposerò e farò di te la donna più felice del mondo. Ti sposerò e farò di te la donna più felice del mondo. Intanto andiamo al parcheggio del cimitero che ho da svuotarmi le palline da tennis e poi vediamo. Ti giuro amore, amore eterno. E se non sarà amore, me ne andrò all'inferno. Quindi questo è un po' quello che il narcisista utilizza fondamentalmente. Quindi se poi tu ci caschi, non è un problema del narcisista. Ecco, quello che voglio farvi capire è che se voi ci cascate, non è mica un problema del narcisista, è un problema vostro, è un problema vostro, no? E, ripeto, è come quello che si mette degli scorpioni nel letto e poi si lamenta che gli scorpioni lo hanno punto. Ma la funzione degli scorpioni è quella. Quindi fatevi furbe e se volete ottenere qualcosa fate donazioni al canale, non fate le barbone o i barboni, non fate le poveracce, le mentecatte. Perché siete mentecatte? Perché quando uno riceve qualcosa dovrebbe anche imparare a ridare qualcosa, perché come diceva San Francesco è solo dando che si riceve. Bene, poi fate come cavolo volete, se volete che la legge di attrazione vi bastoni. Se volete che la legge d'attrazione vi penalizzi, continuate a fare quello che state facendo.